ovviamente noi siamo stati molto critici con il DEF perché fondamentalmente non offre soluzioni dal punto di vista di impresa, quindi parlano di mandare le persone che hanno perso il reddito di cittadinanza a trovare lavoro, ma poi fondamentalmente non fanno nulla affinché in Italia si sviluppi politica di impresa e investimenti. Quindi abbiamo forti critiche sotto il piano economico e sotto il piano della programmazione. Su questo il governo farà un decreto il 1° maggio e non ha sentito i sindacati. Cosa ne pensate? Non ha sentito i sindacati, ma non ha sentito nemmeno la ragionevolezza di dove sta andando l'Europa, che è una completamente diverso a quello che stanno facendo loro. In Europa si sta stabilizzando sul salario minimo, loro lo negano, si stanno stabilizzando misure di protezione sociale e loro non lo stanno facendo. Quindi stanno trovando delle soluzioni vecchie a problemi nuovi fondamentalmente. Ecco, un CDM il 1° maggio da un punto di vista formale, meno sostanziale, un po' come fosse un'operazione maquillage? Sono quelle operazioni mediatiche che hanno l'ambizione di trovare nella data, nel 1° maggio, il senso stesso del provvedimento. Il provvedimento non è il 1° maggio, il provvedimento è che deve servire ai lavoratori che festeggeranno il 1° maggio. Sono tutte trovate comunicative che nascondono una pochezza di fondo del provvedimento. A discapito anche del dibattito. A discapito soprattutto di chi spera di avere un destino migliore in questo paese.